che sono derivate dal palleggio fra le due Camere, Camera e Senato, dove il testo c'è tornato con delle correzioni e con delle rivisitazioni difficilmente per noi accettabili, ma ciò nonostante aderiamo politicamente al contenuto ideologico di questo reato e riconosciamo che questa legge, oltre ad avere questo importante valore, richiama un'importante riflessione che oggi è attualissima, e cioè su questo palleggio fra i due rami del Parlamento così paritario, che portano una legge partita bene a ritrovare invece una rivisitazione che lascia dei tecnicismi con alcune perplessità. Ciò nonostante, ribadisco, il contenuto è assolutamente condiviso da noi di Scelta Civica e voteremo sì. Grazie. Ringrazio il deputato D'Ambrosio e adesso la parola al deputato Andrea Causin. Grazie Presidente. A nome del gruppo di Area Popolare dichiaro il voto favorevole e consegno l'intervento agli atti dell'Aula. Sì, grazie. Adesso ho iscritto a parlare il deputato Daniele Farina. Prego. Grazie Presidente, credo di essere già intervenuto più volte su questo tema e si può dimostrare che su questioni importanti si può essere brevi, ma spero chiari. Questo provvedimento nasce e si giustifica pubblicamente con la necessità di contrastare e reprimere il cosiddetto negazionismo, cioè parte di quell'antica attitudine a tentare di elidere dal nostro patrimonio culturale il fatto storico dello sterminio di cittadini europei di religione ebraica, di popolazioni rom, di oppositori politici e di altre decine di partizioni sociali arbitrariamente destinate all'inferno. La costituzione del negazionismo come reato nell'ordinamento ha suscitato dibattito. Ho citato più volte le preoccupazioni di Ginsburg, di Luzzatto, di De Luna, di Rodotà e altri storici e intellettuali inquieti all'idea di un intervento per legge dello Stato sulla ricerca storica e la libertà di espressione e di pensiero. Preoccupazioni che pensavamo di aver mitigato nel testo licenziato da questa Camera. E invece il testo che il Senato della Repubblica ci ritrasmette reintroduce quelle preoccupazioni, una fattispecie di reato autonoma dai confini incerti e amplissimi. La Shoah, certo, ma anche i crimini di genocidio contro l'umanità, di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7, 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Ma ho già avuto modo di dire di che cosa stiamo parlando, di oltre 60 voci ulteriormente dettagliate, tra cui alcune che sono, ahi noi, neppure previste come reato dal nostro ordinamento. Citavo l'esempio più clamoroso, la tortura, sulla quale da 25 anni il Parlamento si esercita senza trovare il coraggio e l'equilibrio per farne un reato, e per cui abbiamo avuto modo di vederlo negli scorsi mesi, negli scorsi anni, anche in questa legislatura, abbiamo, come dire, interpretativamente spaccato il capello in quattro e poi lo abbiamo ricomposto. La Camera dei Deputati aveva mitigato l'oggettiva indeterminatezza, agganciando la norma a fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale o di altri della Corte di Giustizia o da altri organismi internazionali di cui l'Italia facesse parte. Nel testo oggi al nostro esame questa necessaria e importantissima qualificazione non c'è più. Diventa uno strumento vago e flessibile e largamente interpretabile, utilizzabile dal punto di vista politico con grande discrezione della maggioranza di turno, dicevo addirittura, perché il futuro non lo conosciamo, dal principe di turno. La preoccupazione sulla ricerca storica e la libertà di pensiero, da crepa che era, diventa una voragine. Non ci consola che il veicolo usato, la vecchia legge reale, è nelle parti modificate dalla cosiddetta legge Mancino, una delle meno frequentate norme della Repubblica. Lo è stata molto in passato, è diventata desueta successivamente, però è ancora vigente insieme a una pletora, direi, di reati contro la personalità dello Stato di cui abbiamo tentato in prima lettura di chiedere l'abrogazione, con scarso successo,
anacronismi del nostro ordinamento. Ce ne chiediamo la ragione di questa disapplicazione della legge Mancino, ma credo che sia domanda retorica, mentre invece di fronte a noi abbiamo lo stillicidio continuo di atti, pensieri e apologie che attraversano ogni parte del Paese, che si nutrono e sostanziano pubblicamente il negazionismo. Sinistra Italiana, Sinistra Ecologia e Libertà ha votato a favore del primo passaggio del testo in questa Camera, perché ancor ce ne fossero si fughi ogni dubbio. Quello all'esame oggi è un testo totalmente diverso, indeterminato e addirittura, io credo, in futuro potenzialmente pericoloso. Annuncio pertanto il voto di astensione, un voto di astensione che però, colleghi, ha il sapore del voto contrario. La ringrazio, deputato Farina. Adesso la parola al deputato Carlo Sarro. Grazie, Presidente. Dunque, il provvedimento che torna nuovamente per la sua ulteriore lettura qui alla Camera ha rappresentato nel lavoro svolto da questa Assemblea precedentemente il tentativo di bilanciare delicati interessi, tutti espressione di principi e di valori costituzionalmente tutelati, coinvolti in una vicenda come quella che appunto esaminiamo e consideriamo. Innanzitutto